Ciao ragazzi! Negli scorsi episodi, dopo un inizio di stagione un po' incerto, la squadra di Mr. Fanti ha ritrovato la chiave giusta in campionato. Condizione che però è venuta a mancare sabato scorso, data la chiara sconfitta contro il Fossolo per 3-1. Questa settimana Mr. Fanti dovrà preparare al meglio i suoi ragazzi se vorrà risollevare la squadra. L'impegno contro l'ex compagno Gugliormella alle porte, e la vittoria sarà un obbligo. Saranno riusciti i ragazzi nell'impresa? Scopriamolo! Ragazzi, oggi è domenica, il giorno dopo la partita. Sto andando a vedere un'altra grande partita. Sto andando a vedere appunto Zola Faro, una partita di livello, uno scontro quasi diretto, possiamo dire. E sono proprio curioso di vedere come andrà a finire questa partita. Ci vediamo direttamente in tribuna, signori. Benvenuti a tutti in questa giornata di promozione. Questa volta non ci sarà l'MSP Calcio, ma lo Zola Calcio contro il Faro. Inizia la partita. Va subito in avanti il Faro con questo calcio di punizione. Niente di pericoloso. Palla in avanti, retropassaggio indietro. Il difensore fa fatica a gestirla, ma dribbla l'attaccante. Prova anche il secondo, esagera. Attenzione, è davanti il portiere. C'è Pechini in porta che la para. Pechini ipnotizza l'attaccante e salva un gol. E allora finisce qui il primo tempo. Poche azioni, ma interessanti. E si riparte subito. Palla in avanti, va lo Zola. C'è l'attaccante, subisce fallo, clamoroso, calcio di rigore per lo Zola. Ma purtroppo non sono riusciti a far entrare in tempo Gilli il cecchino, quindi questo calcio di rigore lo batterà Tonelli. Prende a rincorsa Tonelli, parata, ma ancora lì il pallone, c'è la rete, 1-0 per lo Zola. C'è stato un attimo di ansia, ma Tonelli ha rimediato subito. Altro calcio di punizione, va avanti, spinge forte lo Zola. Miracolo del portiere. Che partita. C'è Bisoli che la crossa in mezzo. C'è un tap-in. La palla rimbalza dentro la rete ed è 1-1. Altra punizione per lo Zola. C'è libero tutto da solo di testa, ma l'arbitro dice che è fuori gioco. Ebbene sì, entra proprio lui, il giocatore più forte della zona calcio, Gilli il cecchino. Palla in avanti, ancora la Zola, vuole il vantaggio, la palla rimane lì ancora, non riesce a fare il tap-in. Attenzione, clamoroso, Gilli il cecchino si guadagna un calcio di rigore, è entrato per questo, lo batterà proprio lui. Va Gilli, colui che non sbaglia mai, dal dischetto e si riconferma Gilli il cecchino. 2-1 Zola. Una partita intensa che lo Zola sta dominando. Ancora può chiuderla, palla in mezzo, clamoroso, non ci arriva nessuno. Siamo all'ultima azione, calcio di punizione per il Faro. C'è una mischia in mezzo, il 20 serve il pallone e c'è il gol all'ultimo secondo. Il Faro la riaggancia e arriva il triplice fischio del direttore di gara. Scontro diretto clamoroso che finisce in parità. Ragazzi, clamorosa occasione da parte dello Zola che poteva chiudere la partita, perché ha avuto le occasioni per chiuderla. Però non è riuscito, ragazzi, e quindi 2-2. Che spettacolo.
E allora andiamo direttamente agli allenamenti della settimana. Domenica andiamo a Porretta su un campo ostico, speriamo che non ci sia la neve, però scherzi a parte, per me è too fisso. Ah ragazzi, siamo arrivati. Oggi è bella, signori. Oggi è veramente bella. Porretta. Mamma mia. Oh, Guglielmella, dove ti sei andato a fila? E per le grandi trasferte, grandi pranzi, signori. Samuel, uno di noi. Grande Mauri. Siamo arrivati. Campo di Porretta. Attenzione. Benissimo oggi, eh? Eccolo! Porca puttana! No, ci siamo beccati! No! Allora, pronto per la doppietta oggi? Miau! Ah, come stai attento però, eh! Com'è? Lo conosci bene? C'è uno che vuole fare la foto con te. Sì, una. Una. Ma chi vuoi che viene da te? Te sono i maschi. Quelle fighe lì che hanno 10 anni. Hanno 10 anni che le fai ma video. Ma smettila. Per fare il far follow. Com'è il campo oggi? Come lo vedi? Come lo vedo? Minchia. Come lo vedo, ragazzi? Non lo posso vedere il campo di Porretta. Dai, non è male. Non è male, no. Cioè, nel senso, in erba c'è di peggio. Sì. Poi ci hanno anche giocato mercoledì. Allora, ci diamo in campo. Ci mettiamo in campo. Però fare dei lanci alla La partita di oggi è uno scontro diretto. Veniamo tutti e due da una sconfitta. Oggi è una partita su un campo difficile perché siamo in casa loro, sono montanari, sono particolarmente legati al loro territorio, anche se alcuni giocatori non sono di tutti qua. Che cos'è la forza di queste squadre in montagna? La mentalità che hanno, perché era una mentalità combattiva, quando ce l'hanno, ma avendo molti giovani anche loro in squadra pagano l'inesperienza, come poi ce li abbiamo anche noi. Cioè noi dobbiamo andare in campo consapevoli delle nostre forze, perché le nostre forze sono grandi se mettiamo in campo tutto noi stessi. E vi ho detto, quest'anno non ci sono partite in cui con poco si porta a casa tanto. Per portare a casa tanto bisogna dare tanto. Davanti giocano un ragazzo che ha fatto tanti gol, che mi hanno detto tutti che è molto bravo, e Goglio, che lo conoscete a menadito lo conoscete. Qual è la maniera per non fargli esaltare le loro caratteristiche? Intanto loro sono bravi in contropiede e di rimessa. Non dobbiamo farci trovare squarniti oltre la linea, quindi dobbiamo dare grandi coperture e scappare velocemente, non fargli arrivare palloni puliti, quindi aggredire. Secondo me, se noi facciamo la nostra partita, si devono preoccupare loro di noi, non noi di loro. Poi è chiaro che loro sappiamo quali sono i punti eventualmente forti che hanno e dobbiamo limitarli, però si devono preoccupare loro di noi. Forza ragazzi, dateci dentro perché mi aspetto tanto. Salve a tutti e benvenuti in questa 12ª giornata del campionato di promozione. Si sfideranno Porretta ed MSP Calcio. Va bene. Cioè, stanno 1-0 già.
cazzo dici? Ci siamo persi il campo. Ma facciamo un attimo un passo indietro. Purtroppo non siamo riusciti ad arrivare in tempo per l'inizio della partita, dato che Porretta è un posto molto lontano, il campo non si riusciva a trovare e appena siamo arrivati c'era già l'MSP Calcio che esultando stava tornando verso il dischetto perché Colace alla prima azione ha fatto il gol dell'1-0. Ci scusiamo per questo inconveniente e ora torniamo alla partita. E quindi il Porretta deve subito rimediare lo svantaggio, la palla va indietro per Sandri, prova dal limite! Che tiro, vicino al gol clamoroso. Samuel lotta contro gli avversari, ancora il pallone, nessuno riesce a toglierlo. La gestisce bene, poi la crossa in mezzo, c'è Traina. Bello lo stop di Traina, prova addirittura il tiro. Vicino al gol anche lui. Bella questa giocata di prima. Viene servito a Adeyemi, davanti al portiere, esce Comastri. Adeyemi, la palla ancora lì, non c'è fallo. E viene spazzata da Dalmonte. Palla per Gogliormella, bello l'aggancio, ancora Gogliormella, prova in mezzo a due, subisce fallo. Palla in avanti, Samuel combatte anche qui contro due difensori e riesce a prendere il pallone. Samuel entra in aria, c'è Colace a rimorchio, viene servito da Samuel il tiro. Miracolo del difensore, salva un gol. Palla per Caligari, prova in mezzo a due, poi la passa sulla fascia sinistra. Ancora prova la finta, addirittura in mezzo per Adeyemi. Clamoroso errore da parte sua e rimane ancora in parità il risultato. Gogliormella combatte in mezzo al campo, non riescono a togliere il pallone. Le skill di Gogliormella, la classe è rimasta quella. Qui Traina, veloce come un treno Traina ancora. Gestisce il pallone bene, poi la passa indietro verso Rotatori. Bello il lancio di prima di testa Luccarini. Semplice per il portiere. È appena iniziato il recupero, calcio di punizione a favore dell'MSP che la lancia in mezzo. C'è Traina, ancora Traina, parata palo, Traina, tap in e fa il gol del 2-0. Ancora Traina, che si è dimostrato un difensore che è anche in grado di segnare. Una pedina fondamentale per l'MSP Calcio. E quindi si conclude così il primo tempo. MSP 2, Porretta 0. Ottima prestazione da parte dei ragazzi di Fanti. Siamo tornati qui con il secondo tempo. Andiamo a vedere come finirà questa partita. Lancio in avanti sempre per Adeyemi. Velocissima Adeyemi, neanche Mazzetti riesce a contenerla. Adeyemi fa una finta di troppo e perde il tempo e poi la lancia troppo in alto. Altra occasione sprecata da parte di Porretta. Rimessa dell'MSP, palla spizzata da Licciardo, c'è Samuel col mancino. Occasione anche per lui per arrivare al gol, ma purtroppo non ci è riuscito. Ancora Samuel, entra in aria, gli tira la maglia, Samuel prova a servir l'assist in mezzo, ma Luccarini non segna. Traina, sempre lui, l'allontana di testa, però rimane lì. Ancora, va avanti il Porretta, c'è Gogliormella, prova lo scambio con Adeyemi, poi c'è il tiro da fuori di Calegari. Troppo lento e prevedibile. La palla in possesso di Luccarini, bellissimo lo scatto sulla fascia sinistra. Va avanti, c'era solo Colace, viene servito! E c'è il gol di Colace che aveva fatto il gol dell'1-0 e ora segna anche quello del 3-0. Dominio totale da parte dell'MSP contro il Porretta. Ancora Colace, sbaglia il passaggio però, ma c'è Traina che recupera il pallone. Mamma mia che partita che sta facendo, palla in mezzo per Luccarini, palo! Il secondo per l'MSP in questa partita. Va Gogliormella, prova l'esterno, Mazzetti non riesce a tenere, allora ancora Gogliormella, prova due rolette di fila ma non ce la fa. E allora Samuel può ripartire l'MSP in contropiede alla ricerca del gol del 4-0 con Colace. Anche lui vuole la tripletta ma è generoso e quindi va avanti, tiene il pallone, lo crossa in mezzo, c'è da solo Ricciardo, salva il difensore. Prova il lancio in avanti ma viene deviato, pallone va nei pressi di Samuel. Combatte contro Adeyemi e la gira con classe. Ma che partita sta facendo Samuel? Calcio d'angolo, sempre Samuel alla ricerca dell'assist. C'è il cross in mezzo per Licciardo e trova anche lui il gol.
4-0. Ma come sta giocando l'MSP? Una carica esplosiva che li sta portando a dominare questa partita. Grandissimo Licciardo, nonostante l'età, riesce sempre ad essere decisivo. Palla va a Traina che liscia il pallone, ma poi lo passa Samuel. Avanza, ne dribbla uno, scatta Samuel per il contropiede, ancora in avanti Samuel, ancora lì, e poi la passa dietro. Ma che scatto che ha fatto, molto in forma oggi. E qui purtroppo Samuel è costretto ad uscire per sicurezza, dato che ha subito un intervento un giocatore dell'altra squadra, e quindi entra al suo posto Tubertini. Calcio di punizione, questa volta c'è De Martino con il numero 19, centrale. Alla in mezzo, la tocca Comastri, ma c'è Calegari da lì, non riesce a centrare la porta, ancora. Palla sulla fascia sinistra, prova il cross di Banciro per O1T, la palla rimane lì, da fuori il tiro, e c'è il gol del 5-0, ma che gol di O1T. È un dominio totale, il Porretta non riesce a reagire. Si riprende allora dal 5-0. Il Porretta prova le ultime azioni della disperazione. A Dejamila, lancia avanti per Goyorbella, riesce a toccarla Goyorbella, porta vuota! E c'è il gol dell'ex! E non esulta e porta il pallone direttamente a centrocampo. Il Porretta crede nella rimonta, anche se mancano pochi minuti. Ma ha segnato proprio lui, l'uomo più atteso, Luca Goyorbella. Ma il portiere Porretta la lancia in avanti. Prova Goyorbella a colpirla, si scontra con Bertandi, rimane a terra Goyorbella. Attenzione, speriamo non sia nulla di grave. E Bertan torna da lui. Bello il gesto di sportività. Quando vediamo scene del genere, non ha vinto nessuna squadra, ma ha vinto lo sport. La palla rimane al limite, c'è Goyorbella, ne dribbla uno. Però adesso è assediato da tre giocatori dell'MSP. Ancora dribbling, poi passa in mezzo a Bertan, a due. C'è il fallo, ma che giocata di Goyorbella. Qualità indiscussa. Ultimi istanti della partita, palla per O1T, ma ormai è scaduto anche il recupero e c'è il triplice fischio del direttore di gara. Finisce così, Porretta 1, MSP Calcio 5. Ottima vittoria da parte dei giocatori giallo-blu, che vanno avanti in classifica portandosi a più 3 rispetto al Porretta. Una vittoria molto cercata. Ragazzi, com'è? Bene, terra porrettese non è male. Non è male. Com'è? Avrei una domanda, però. Cosa ne pensa del gol di quello? Ah, subito con la domanda più importante. 5-1 ci può anche stare. Fosse stato l'1-0, ti avrei detto, un bel problema, però sul 5. Meritato, dai, giocato una buona partita. Ci sta. Che ne pensi del Porretta? Una buona squadra, i ragazzi erano molto giovani, quindi purtroppo causa problemi il primo gol non è stato ripreso perché ci sono stati dei problemi, chiedo umilmente scusa. La sostanza della partita non è cambiata perché alla fine l'inerzia della partita è andata così. Noi qui siamo stati bravi, abbiamo trovato il secondo gol, poi nel secondo tempo il terzo, il quarto e il quinto. Il nostro Goyorbella ci ha fatto il gol, quindi gol dell'ex a parte di Goyorbella, bravo lui. Detto questo, ragazzi, è stata una bella partita. Sì, no? Sì. Alla fine, è un bel saluto. Alla fine entrambe le squadre hanno giocato bene, giustamente, hanno giocato molto meglio noi e quindi va bene così. Ragazzuoli, mi raccomando, vi ringrazio.
come sempre, per aver seguito questo video. Mettete un grandissimo like, lasciate un commento, fatemi sapere come avete visto questa partita. Purtroppo mi è mancato solo il gol, perché ha fatto... Deve imparare a tirare. Assist. Deve imparare a tirare. Ho avuto anche l'occasione di fare più assist, perché due volte. Però purtroppo la palla non è entrata. La prossima volta sapete cosa faccio? Calcio in porta. Però un'occasione l'ho avuta. Quindi mi è mancato solo il gol. Speriamo di trovare nella prossima giornata. Detto questo, questa è la classifica giornata che vi stiamo mostrando attualmente. E noi, da Porretta, è tutto. Salutiamo. Vi salutiamo, ci vediamo al prossimo video. Bella. Ciao a tutti.